Vabbè, niente, boh, noi non sappiamo cosa fare, perché siamo veramente, guardaci, non siamo quelli brillanti che fanno la televisione, che sono davanti alla Poi camera, loro davanti con questo atteggiamento ti spingono a fare cazzate, cioè, quando al microfono. Siamo... mancherà una settimana qualcosa dobbiamo fare, perché non puoi, cioè un conto è che è una roba lecita, ma non puoi subire un illecito e stare zitto, perché è assurdo, proprio il gioco è assurdo. Tu cosa puoi fare per noi? Non mi dire Io nulla perché non ci credo. nulla, no, perché, cioè, nulla perché non è il mio Ormai. lavoro No, questo. chiaro. Però insomma tu Adesso. sei un personaggio pubblico, hai una diretta Sì, importante ma che va non sulla serve a nostra rete. niente, non serve a Ma niente. è Non ogni è. piccola cosa serve, Sì, ma non è credimi. quella la cosa che mi serve. Ma funzione Adesso, di io lavoro è quello lo che posso stesso. fare per voi è spendermi Però. con i vostri interlocutori affinché ci sia un atteggiamento il più possibile di apertura e di dialogo, insomma. Però deve essere una cosa reciproca. Voglio dire, se voi sperate che lo studio riapra e che voi rimanete lì con lo studio, credo che vi No, sbagliate, però perché eravamo comunque è una arrivati alla decisione. classificazione non finalizzata del Eravate arrivati a Sì, quello? E sì. perché si è fermato Perché tutto? Moro, Non lo sappiamo. Moro ha detto firmiamo ok a Roma e essenzialmente. dopo 3 giorni Testino a Milano ha detto no, io non la concediamo Ragione solo se firmate prima che ve ne le vostre andiate. dimissioni. Vabbè. Consulente. Che è un Io vi ricatto. prometto che stasera chiamo Moro e gli ripeto le cose che gli avete Sì, digli che detto questo è un ricatto, si fa in Sud e che è America. brutto perché comunque non si fa. Insomma, è molto Esatto. più utile che io faccia questo che non domani per radio permettervi di insultare No, qualcuno. no, insultare No, no, visto che no, ti ho messo, vabbè, lo so che non lo ti ho faresti. messo anche il volantino Non è prima, hai visto che non ti ho insultare. toccato nulla. Però, No, gli sto spiegando proprio quello, ma siamo gente così. ma va, Siamo ragazzi. gente che io personalmente ho fatto il cameraman ai live fino all'altro ieri, con gli scorsi, no? A 1.000 euro al mese. E poi pago le colpe di questi signori. Progressisti. Un secondo, vado dietro lui anche io. No, ma ce la fa, solo. La fa? Sì. Sicuro? Faccia Bravo, Mario. Ah, di qua è riuscito. Arrivo malissimo. Dai, vi prometto che chiamo Moro e spendo 2 parole per promesso. Questa Scrivi era anche domanda. qualcosa sul nostro sito, l'hai mai visto il nostro sito? L'hai mai visto il nostro Facebook? Cazzo, un secondo, vai Questo lì com'è e che non scrivi, c'ho sono Facebook? Linus, il direttore di Radio DJ. Ti ho visto in faccia. Ascolta, sposta la maschera, guarda. Butta la più avanti, Stiamo facendo quello che qualcosa. posso fare lo faccio, io ve lo Ci penso prometto. io. Anche adesso, subito, per Vai, 5 di che cosa fai? Chiamo il suo migliore amico, Moro. No, dai, di qualcosina così veloce, dai. Vabbè, questo è un mondo Non ne casina complicato, pure lo lui. sai. Lo sappiamo benissimo. Va bene. Bocca al lupo, Grazie, ragazzi. ciao Linus. Grazie. Quando volete venire in via Massena siete sempre. Domani c'è il Fabri Domani. Fibra, il nostro amico. Mica abbiamo finito. Domani c'è il Fibra. Abbiamo fatto un video anche, abbiamo Fibra fatto. C'è domani. Fabio La domani. base di film. Ma è appunto su sto tema. Che storia. Che storia. Che brutta storia. Va bene ragazzi. Il nostro direttore già, non ne c'è neanche, paura di uscire. No, allora, non sa cosa dire. Neanche salutare. Neanche salutare, l'altro giorno ci salutava quando facevamo il lavoro. No, veramente a me non mi ha mai salutato. Quando facevi i live era lì, bravi, bravi, bravi. Adesso non che fai. Neanche quello. Ragazzi, non dipende mica da lei. No, infatti. Un po' di considerazione sì. Beh, un pochino sì, però. Anzi, so che qualcuno di voi l'altra volta si è fatto scappare delle frasi un po' antipatiche. Ma però ci sono delle voci che tu prendesti in mano tutta la barata. Ah sì, gira questa voce. A media, sì. Sì, sì. Gira, ma dobbiamo farlo prima. A patto che se tutto quanto va bene, compresi voi. A patto che ci riprendano a lavorare tutti quanti. Beh, eccoci qua. Che cazzo ci vuole? Allora, tu ti porti dietro dei professionisti veri, non ti porti gli improvvisati che trovi in mezzo. Pagati Gente poco, con un po' di esperienza. Pagati poco. Ma noi ci conosciamo già? Mamma mia, che cosa così? Tu hai fatto qualcosa con me? Può essere, se fosse. Sì, io te l'ho visto, sì. Ma vedi perché poi? Le sfighe non finiscono mai. Le sfighe non finiscono mai. Va bene, Linus, noi, dai, dai, mi raccomando. Cioè, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Grazie. Buon Ciao. comunque. Ciao.
però non mi riprende mentre lo dico. Fatto, facci sapere almeno grazie qualcosa per la considerazione. Ciao, vediamo che ci dice ragazzi qualcosa. L'altra volta non ci ciao, ciao. Aspettavamo la stessa. Ah, io ero lì a disposizione, aspettavo che mi chiamaste. Ho parlato con come si chiama? Damiano? Stinchelli, era con i vostri due amici che non mi ricordo come si chiamano, io ero in radio, ho detto se volete io arrivo. E mi ha detto no, per oggi non c'è bisogno, basta quello che vi ho riferito. Io faccio i conti. Vai, Stinchelli però alla fine è un po' grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Lo che leggo, leggiamo insieme. Leggiamo. Stamattina le segreterie nazionali e territoriali hanno fatto una richiesta di incontro, saltati i verbi, all'azienda per approfondire il tema della cassa integrazione in deroga e verificare la possibilità di un accordo con l'azienda. L'azienda ha dato massima disponibilità ad un approfondimento e ad un incontro che avverrà entro la settimana, probabilmente venerdì mattina a Milano, alla luce dell'incontro già fissato per il 27 di maggio in regione. Dovrebbe risultare anche a voi, e mi ha confermato il vostro collega di cui non so il nome, che è quel ragazzo con il cellulare, che questo sia avvenuto, perché dovrebbero avervi dato notizia i vostri rappresentanti sindacali. Detto questo, non penso ci sia altro da aggiungere, se non bocca al lupo, veramente. Crepi. Crepi, ma di brutto anche.